Sì, la progressiva di Sogna. Lì abbiamo fatto Cumbricola con Ricky Leroy e Mario Più, abbiamo fatto la triade e lì. Bomba. Saturday night. No matter where you go, I will find you. If it takes some hours. La consacrazione vera e propria è stata nel sole. No matter where you go, no matter where you go. Magia, discocopoli d'Italia. Saturday night. No matter where you go, I will find you. Suonare nella Divina Stage era assolutamente unico. Non era solo una nicchia, c'era gente che veniva da tutta Italia. Siamo nel 92, cioè l'inizio dell'insonnia è stato nel 92. Siamo diventati, sempre fatti a debiti e proporzioni, un po' come delle rock star. C'era una struttura fatta da Antonio in maniera veramente globale. L'insonnia è Antonio Velázquez. È tutto qui per il momento, ma ci vediamo fra poco. Antonio! Sabato 18 settembre, eccoci qua, questa è l'inaugurazione, lui è il principe Maris. Put a grace on your face and let the music go on and dance all night long. A un mixer gireranno i dischi per voi tutta la notte. Alla Divina Stage, i gemelli d'Italia, Mickey e Farfa. Cambia lo scenario. La musica progressive trova un nuovo e importante palcoscenico. È l'insonnia di Ponsacco. Il giovane Antonio Velázquez intuisce che ci sono le condizioni per allargare una cultura che fino ad ora è stata da club. Nasce la disco Acropoli d'Italia. È il 1992 e nel giro di qualche mese vengono reclutati tutti i migliori artisti nell'orbita della progressive toscana. Divina Stage, Patchwork Place e Penelope sono i nomi delle tre sale interne. In più c'è una sala esterna denominata La Voliera. Paolo Frosari e Margherita e tutta l'animazione insomnia. Fecero un po' come il Milan proprio. Discoteca grande, diverse piste, si pide a questo di questo va e si, ci sa il Milan, ci sa. Insomnia, disco Acropoli d'Italia, 93-94. Questo è il vostro unico sogno. È stato, cioè, come se fino ad ora si era scherzato, capito? Fino a quel momento si fosse scherzato. Esattamente alle 2:30 della mattina nella Patchwork Place, Ricky Leroy. E quando sono arrivata all'insonnia mi sono accorto che questo era il mio lavoro. In after hour, I wanna see you. Now, you are in Patchwork Place, insonnia. Oggi una notte come un'altra. Oggi, un giorno per poter ballare. Dove ci trovavamo a sperimentare ogni fine settimana alla grande, con, non solo con i vinili, ma anche con sintetizzatori, effetti, riverberi. Groove incastonate che correvano fra di loro e con melodie e varie armonie che ti facevano star bene quando ballavi. Quando sono arrivata ai 18 anni e ho visto l'Italia così, mi sembrava iniziasse tutto in quel momento. E l'insonnia è per me stato l'anno della magia, perché da lì è nato tutto. Dall'insonnia ho iniziato a girare l'Italia, andare in Veneto, in Sicilia, in Puglia, in Calabria, in Piemonte, in
ascoltato tutti. Posto lì c'era più bello vedere una persona in carne e ossa che ti faceva ascoltare la musica. Un pullman da Cagliari, si imbarcano sul traghetto fino a Civitavecchia, Civitavecchia a Ponzacco, arrivano alle 11, ballano fino alle 5 e fanno pari pari il percorso di ritorno. Purtroppo questo è quello che consente lo Stato italiano. Bisognerà tornare alle vecchie abitudini. Si viene